Ciao, sono Maria Stella Di Nardo e sto per leggervi una pagina di Screaming Dora di Laura Scaramuzzino. Una pagina emozionante, disturbante anche, nella quale riusciamo a entrare negli occhi e nella mente di Dora in una maniera incredibile e indissolubile. Si rese conto di voler buttare fuori la voce come capita un suono ottenuto per via di una percossa. Desiderava prendere dalla gola tutta la voce che aveva. Far scivolare le mani fin dentro la laringe ed estrarne, come in un gioco di tiro alla fune, tutta quella forza. Dora voleva urlare. Non appena comprese l'urgenza di quell'atto, fino ad allora sconosciuto, notò che la sua posizione era cambiata. Era seduta adesso su una sedia piuttosto stravagante. Somigliava a un'enorme gabbia dorata per uccelli, a un sinistro girello per un bambino fuori misura. Si guardò le braccia, piegate all'altezza del gomito con i pugni stretti sui braccioli. Indossava una tonaca bianca, simile a una camicia da notte di qualche secolo prima, mentre sul petto portava una mantella viola. Ma quel che più la scosse fu l'ambiente intorno e quel tremore che continuava a scuoterla. All'inizio pensò che piovesse, ma poi capì che la pioggia non c'entrava affatto. C'era una fitta cascata di piegature che le scivolava sopra e intorno. Lo sfondo nero, la sedia, le sue mani e quel goffo camicione erano attraversati da un terremoto perpetuo che assottigliava la materia sino a renderla, istante dopo istante, del tutto inconsistente. Percepiva se stessa come un foglio stracciato che veniva lacerato da una forbice incessante. Provò nuovamente a urlare, ma la sua bocca rimase spalancata e fremente. Tutto aveva preso ad accelerare e i colori a mescolarsi in un magma che saliva e scendeva secondo un moto verticale inarrestabile. In quel momento Dora si era risvegliata. Ricordare la lasciò inerme di fronte alla porta della sua stanza. Osservò il polso, sicura che avrebbe preso a lampeggiare con insistenza. E quando si convinse che non sarebbe accaduto niente, passò una mano sulla fronte. Poi, colta da un capogiro, si appoggiò alla parete del corridoio. Dora sospirò, si guardò intorno per un momento e catturò con il naso tutta l'aria che poté.